Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole. Yeah.
Lui è il primo cittadino che penso apprezzerà questa nostra iniziativa stamattina. Grazie. Io non solo apprezzo molto questa iniziativa e questa manifestazione organizzata dalla scuola, ma ritengo che queste cose, queste iniziative debbano essere sostenute, perché hanno un valore di grande importanza, soprattutto perché sono rivolte alle nuove generazioni. Infatti quest'anno la famosa festa degli alberi è stata abbinata alla giornata dei diritti del bambino. Hanno voluto tenere insieme le due cose, non a caso, perché uno dei primi e massimi diritti dell'infanzia dei bambini è quello di una natura sana, il diritto ad un ambiente ordinato, il diritto ad un'aria pulita. E noi venendo qui invece abbiamo visto cumuli, non di immondizie, ma di oggetti scaricati nella nostra campagna, che è bellissima ed è un modo per deturpare non soltanto il paesaggio, ma alterare appunto il godimento della natura del quale hanno diritto soprattutto i bambini. Non si sono resi conto di quello che hanno fatto. Noi cerchiamo di tenere pulite anche le periferie, ma questa è campagna, e se purtroppo adesso in questo momento dovessimo fare un giro per altri luoghi della campagna di Campi, noi troveremmo cumuli come quello che abbiamo purtroppo visto anche in altre zone, nonostante noi periodicamente provvediamo ad una pulizia, ma nel momento in cui puliamo. Quindi vuol dire che c'è un grande bisogno di giornate come queste, e vogliamo che i bambini siano accompagnati dagli adulti, perché gli adulti devono avvertire interamente la responsabilità di essere appunto guide, genitori di bambini ai quali qualche volta togliamo i diritti fondamentali. La giornata dei diritti del bambino serve a ricordarci questo, che noi non solo abbiamo doveri verso noi stessi, ma soprattutto verso le nuove generazioni, perché tutto quello che ci circonda ci è stato dato in prestito, non è nostro, è dei nostri bambini, sono delle generazioni che verranno dopo. Noi abbiamo soltanto avuto in prestito tutto questo e dobbiamo mettercelo in testa, per cui prima di lasciare un oggetto, una busta di plastica, dobbiamo pensarci bene, perché in quel momento stiamo violando una parte dell'umanità, la parte migliore, la parte più fragile, se vogliamo, che costituisce la nostra parte. Quindi io non la voglio fare lunga, ma mi premeva dire questo, e mi preme ancora sottolineare il fatto che sono felice di carissima. Grazie. Sono felice di partecipare a manifestazioni. Il fatto che io sia arrivato puntuale, ecco, non è stato non è stata una concessione, è stato il segno come di una mia grande considerazione per quello che avete fatto, per cui vi sono molto grato e vi esprimo la mia gratitudine anche a nome dell'intera comunità di Campi. Allora, io innanzitutto sono impressionata di tutta questa bella partecipazione e sono felice di vedere tutti i bambini qui a festeggiare gli alberi e i loro diritti. Siamo qui per ricordare la Convenzione dei diritti dell'infanzia, che compie 25 anni dalla sua ratifica italiana, e siamo qui anche per questo bel dono che abbiamo, che è la nostra natura. Avere qui il sindaco è sempre una gioia, è stato il nostro angelo custode insieme alla nostra Presidente del Consiglio Celeste Roma, agli assessori, a chi ha la delega anche all'ambiente, perché veramente è bastato dire, cioè veramente schioccare le dita per dire che l'amministrazione è stata vicina alla scuola, e quindi la sua promessa io la ritengo davvero mantenuta. Mi hanno imparato dai canti bellissimi, verso di me.
Quando vado di Alessio, e non vede filo no, che l'italiano non lo sa, so, se mi metto con rifletto
barro non c'è mai che non stimola. Perché l'importante è che stai in un po' di tutto. Anche se di tutto, a piano me ne butto. Ma se una cosa mi interessa sul capace pure me visto. Se devi giocare io faccio ma mi tu già per su c'è il posto. Perché tu deve essere io, la decido del mio stesso. Che la vera cultura è questa in Italia. Tutti e tre te, ma sempre se ti fa la vita che dura. E meglio stai a mare, pure quando te pare che è tempo di me. La difendo, la tengo uscita con l'ugone. La cultura mia rappresenta quello che è stato il cavenire. Entra su mondo, la produzione è più il valore. Ci parla diverse, di diverse, di colore. Se ne le hanno tutto, pure la voglia di amare. Tanta gente a faccio modo stare a gire. Te ne le hanno tutto pure le ricche per sentire. Ci chiede e chiede aiuto per i torti che sta a subire. Te ne le hanno pure la terra del sotto ai piedi.